66% rispetto alle previsioni che l'assessore Cavadini stesso ha dichiarato come non solo auspicabili, ma matematiche, assolutamente raggiungibili e anzi qualcosa che sarebbe stato ancora di più. Quindi un errore tanto clamoroso che non può avere giustificazione alcuna, mi sembra di tutta evidenza, non è la questione di dire i numeri non contano, è vero, o meglio, non contano solo i numeri, certamente sì, perché quando c'è un errore del 10, del 15, in una contingenza straordinaria del 20 ci sta, ma rispetto a un obiettivo che era già dimezzato e che rispetto a questo obiettivo dimezzato si cali del 66 o dell'88 rispetto all'anno precedente, questo si chiama fallimento totale e quindi è addirittura imbarazzante che lo si voglia giustificare. E anche sul fronte economico le vorrei ricordare che la media dei visitatori di 9 anni è stata di 87.000 all'anno e 400 all'anno, per vostra stessa ammissione, perché nella introduzione alla delibera con la quale avete approvato il progetto, giustamente e correttamente, perché la realtà, e non vedo come poteva essere diversamente, si diceva che fino all'anno precedente erano stati superati 700.000 visitatori, cosa assolutamente vera. Quindi riflessi